Salve a tutti senza luce e benvenuti in un nuovo video qui su Top Games. Io sono Samuel ed oggi vi spiegherò come ottenere un'armatura che vi farà recuperare punti vita quando siete in fin di vita. Per trovare questa armatura dovremo trovarci a Liurnia Est. Nello specifico, per arrivare qua, dovrete superare il castello di Gran Tempesta o averlo superato in altri modi Loschi e arrivare alla Grazia Sponde del Lago di Liurnia, oppure quella di Rupo sul Lago, insomma. Dovrete essere sul lago. In primis, per ottenere questa armatura dovremo avere un oggetto che adesso andremo a recuperare. Dovremo andare vicino al villaggio degli Albinauri e per raggiungerlo in realtà c'è un trucco davvero semplice. Dovremo tenerci sempre sulla sinistra del lago, avendo sempre un costone di roccia sulla sinistra. Fiancheggeremo il bordo del lago. Seguite passo passo il giro che faccio io, non è niente di complicatissimo, ma così non potrete sbagliare. Dovremmo procedere sempre diritti, fino a quando non ci ritroveremo un'imponente apertura nella roccia davanti a noi ed un accampamento sulla sinistra. Come avrete visto, io ho saltato qualsiasi cosa ci fosse nel mezzo, ma come al solito l'ho fatto per darvi un video molto più veloce. Se voi preferite farmare delle anime nel mentre che vi muovete verso la vostra destinazione, fatelo pure. Io per semplicità di video accelero il tutto. In ogni caso dovremo passare sotto a quell'arco di roccia in tutta serenità, senza temere il colore dell'acqua che vedremo davanti a noi. Non è marcescenza, non è veleno, ma sicuramente non ne berrei un bicchiere. Avanzando sempre diritti, avrete capito che andiamo sempre diritti, vedremo le solite persone crocifisse. Poverette, però sono il nostro punto di riferimento. Questo è il nostro obiettivo. Dovremmo salire fino a raggiungere il villaggio ed ovviamente riposare la grazia che ci troveremo dinanzi. Lungo il percorso verso questa grazia, i nemici sono lentissimi, quindi io vi consiglio di saltarli per assicurarvi di attivare la grazia e poi ci tornerete in un secondo momento se proprio desiderate farvi quelle anime. A questo punto riposatevi, salite ancora verso il villaggio e vi ritroverete davanti un nemico che personalmente mi ha dato parecchio fastidio, forse perché non conoscevo il suo pattern, ma mi ha mazzoccato almeno una o due volte. Sarete praticamente obbligati ad eliminarlo in quanto l'NPC che serve a noi è poco distante. Una volta che avrete abbattuto questo nemico, secondo me abbastanza fastidioso, dovrete andare avanti fino a che non vedrete un'enorme giara. La noterete perché è leggermente illuminata e per un'enorme quantità di messaggi che ha davanti, perché noi giocatori, se non lasciamo 489 messaggi davanti alle cose importanti, non siamo contenti. Se la colpite, essa rivelerà l'albinauro che cela dentro di essa, ossia Albus, e non è silente. Quando avrà smesso di supplicarvi di risparmiarlo, e per questo non è silente, vi darà un ciondolo segreto, nello specifico quello dell'albero madre, il lato destro. Ora, l'albinauro vuole che consegniamo questo mezzo medaglione alla Tenna, ma noi per adesso ignoreremo questa sua richiesta, tanto non lo perdiamo, ed andremo invece all'hub della tavola rotonda. Una volta teletrasportati la vedremo stranamente buia e vuota, difatti verremo attaccati da Ensha dei Reali Resti. Ovviamente dovremo combatterlo e vincere. E ha un moveset davvero particolare, usa due lame ma anche un bastone per castare delle magie. Niente di terribile, secondo me, lo si può fare tranquillamente. Ma l'avete riconosciuto? Sì, è proprio quell'NPC che stava appoggiato al muro e ci dava un emote che a me piace così tanto. Cosa vuoi? Ora a questo punto vi verrà ricaricata l'hub. Vi troverete nuovamente alla tavola rotonda, quella solita che conosciamo con tutti gli NPC, e ci ritroveremo un osso grappato nell'inventario. E se ci rechiamo dove si trovava Ensha, troveremo un oggetto a terra, ed è proprio il suo intero set. Come potrete vedere da voi, una volta ottenuto questo set, ha la particolarità di farci recuperare i punti vita quando questi diminuiscono. Ovviamente non è come bere una lacrima di vita, però nel senso è un buff di ricarica vita ogni volta che veniamo colpiti. E secondo me è un ottimo set per una build leggera che ci darà un ulteriore, seppur piccolo, recupero di vita. Ovviamente è una buona armatura se non abbiamo di meglio. Non sto dicendo che questa sia un'armatura ottimale, è un'ottima armatura leggera con un perk attributo davvero non da poco, secondo me.
Fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate di questo set di armatura? Detto questo, direi che è giunto il momento di salutarci, per voi è giunto il momento, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, lasciare un bel like per supportarci e commentare qui sotto. Ci vediamo in un prossimo video senza luce, ciao a tutti!